Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle è pienamente d'accordo alla revoca di questo documento e siamo pronti a lavorare sulle osservazioni dei cittadini, ovviamente per cercare di fare in modo che il cemento e la speculazione edilizia non siano come denominatore di questo documento, ma al contrario la qualità della vita e la sostenibilità. Per questo siamo pronti a lavorare, soprattutto a condividere questi lavori con la cittadinanza. Non ho altro da aggiungere, iniziamo a darci le proprie osservazioni. Grazie. Grazie consigliere, ma insomma anche tanti esempi in Europa che hanno pianificato esattamente il contrario di quello che ha pianificato il collega Massaroli con il suo piano di governo del territorio, cioè la diminuzione programmata e quindi non impoverente ma arricchente del territorio, la diminuzione demografica della città, che può significare anche, deve significare, un ragionamento sull'area metropolitana complessiva, ovviamente non con il taglio in atto dei collegamenti su ferrovia per i pendolari, ma con un potenziamento semmai del collegamento di Milano con tutte le città che non chiamerei neanche dell'Italia. Molte delle osservazioni inserite nel piano governo del territorio consentono proprio questo tipo di operazione. Per esempio, l'inserimento nel piano di governo del territorio del tracciato dei lavini per poterne accogliere tutta la fase di progettazione di un recupero di quell'area, poi nell'ottica e nel metodo proposto dall'assessore De Ceneris nella ripresentazione del piano di governo del territorio. Ecco perché io spero, lo dico all'assessore De Ceneris così non intervengo una seconda volta, che la mia scelta di non partecipare alle votazioni fino a quando non sarà stato fatto l'atto della giunta dell'attuazione dei 5 quesiti referendari, e quindi sospendo un attimo e preannuncio al collega Masseroli e alla collega Rozza che io durante i loro interventi della giornata di oggi li andrò a parlare in faccia a entrambi. Io farò così, se non andate fuori a discutere io vi parlo in faccia. Ritengo quindi di aiutare le scelte dell'assessore De Ceneris nel mantenere la mia scelta di non partecipare alla votazione fino a quando, nel rispetto dello Statuto del Comune di Milano e del regolamento di attuazione dei diritti di iniziativa, sono tutti disagi veri, sono politicamente e democraticamente sostenibili se inseriti in un disegno complessivo che non guarda settimana per settimana, un mese per mese, ma guarda il futuro della città di Milano e lo guarda attraverso quella energia, spero rinnovabile, sicuramente pulita di consenso che è arrivata con il voto dei cittadini, non solo per le elezioni amministrative, ma anche per le elezioni referendarie dei 5 referendum per la qualità dell'ambiente e della vita a Milano. Grazie consigliere Cappato, la parola